Eccoci. Bentornati su RDS Next. Ragazzi, come al solito adesso siamo diventati di nuovo in tre. Abbiamo una nuova ospite qua con noi. Ragazzi, stiamo parlando di una super content creator, Violetta Rox. Una content creator vera, non come Billy Bella. Esatto, non chi si vinge content creator. Il tuo background è sicuramente molto più ampio del mio. Vabbè, abbiamo doppiaggio in sala, regia, cinema, commentatrice, serie TV, cinema, insomma, ci appassionata di tutto e di più. Abbiamo anche, ti sei curata che noi ogni tanto ci proviamo a parlare, esatto, anche seriamente. Io ne so più di videogiochi. Ogni tanto proviamo a parlare anche di serie TV, di cinema. Però non in maniera troppo seria. No, nel senso, noi prendiamo quella che è la verticale di serie TV e magari film che sono molto più vicini, esatto, al mondo dei videogames o di questo genere, ok? Certo, okay. Va bene. Però con lei faremo un discorso un pochino più ampio. Esatto. Una esatto. volta che possiamo anche parlare di videogiochi, insomma, non è che io sono strani al mondo. Abbiamo portato te per avere qualcuno che ne capisca un pochino di più di quella cosa, quindi approfittiamone. Esatto. Tra l'altro, se vuoi, abbiamo fatto una presentazione un po' generica. Se vuoi presentarti tu un po', esatto, alla chat, dirci chi sei. Sì, ma semplicissimo. Io mi chiamo Violetta. Il mio canale si chiama Violetta Rox. Sono attiva più su YouTube, diciamo, tra i miei social, ma sono presente anche su Instagram. E semplicemente parlo di cinema, di serie TV, di cultura pop e occasionalmente anche di fumetti. Nice. Abbiamo Gabri che già ci fa una domanda, te la fa diretta. Partiamo subito. Pareri su Batman troppo lungo? Su Batman innanzitutto vi consiglio di andare sul mio canale perché c'è una recensione dei 40 minuti su Batman, quindi forse quella troppo lunga, però sì, parere secco, secondo me poteva essere asciugato un pochettino. Molto bello il film, ma secondo me c'era il margine per asciugarlo un po'. Molto bello il film. Ti faccio una domanda. Allora, io sono iper fan di Batman. Io ho tre poster di Batman in camera. Amo Batman, ho un tatuaggio di Batman. Io ho sempre questa cosa. Ogni volta che viene annunciato chi fa il Batman, ok, premi. Faccio così, no, perché lui? Poi in realtà mi sono sempre trovato smentito, soprattutto con Ben Affleck. Io ho tolto Christian Bale, arriva Ben Affleck, c'ero rimasto male. Invece secondo me è stata una figata Ben Affleck, è stato il migliore. Non è d'accordo. Oh mio Dio, no, ti prego, dimmi che è una battuta. Era una battuta, mi sei tipo... A me è piaciuto tantissimo. Perché io leggevo i fumetti. Allora, dissalo e flammalo un po', per favore, che da sola non ce la faccio. Perché io leggevo, no, evidentemente... Il Batman che leggevo io era molto più simile a Ben Affleck che a quello raccontato nel Cavaliere Oscuro, che è un pochino più... Ma tu mi parli di un'estetica oppure mi parli proprio di una... di una caratterizzazione del personaggio? No, quando dici ti parlo che è della parte di lui come Batman esteticamente. Sì, okay, no, okay, della caratterizzazione del personaggio è un discorso un pochino più ampio, stiamo qua a parlare due ore. Esatto. Parla proprio di lui come Ben Affleck, non ce lo vedevo, invece poi alla fine ci acchiappava. Mamma mia, ok, io non ce lo vedevo e poi alla fine infatti non ce lo vedevo. Ah, ok, Okay. Invece appunto arrivò la domanda, Robert come ce l'hai visto? Il Pattinson secondo me invece funziona, ma anche ti dico, ho tremato quando lo hanno annunciato perché non pensavo che anche esteticamente, come dici tu, che potesse calzare sul ruolo, perché comunque sia lui è più giovane, bravo, è magrolino, è più giovane, insomma non lo so, non ce lo vedevo. Poi però ho visto il film e ho detto, caspita, però ho capito perché hanno scelto... Pattinson, ormai lo chiamo Pattinson, Robert Pattinson. Ho capito perché hanno scelto Robert Pattinson per il tipo di Batman che volevano fare. Secondo me è calzante, ecco, perché okay, l'hanno proprio riscritto il personaggio e quindi ha senso per fare un Batman, sì, un po' emo, scegliere un Robert Pattinson, ecco. Ti fanno una domanda invece più generica che risponderai tu. Che cosa hai doppiato? Io non sono stata doppiatrice. Perché ho fatto questa domanda? Sono andati talmente diretti. È vero, ho studiato doppiaggio. Ah, ecco, è giusto, ho studiato doppiaggio, okay, è vero. Però l'ho studiato, cioè poi non è che sono andata in sala. Cioè, oddio, una volta ho fatto un piccolo personaggino per un cartone animato per Universal, ma era veramente una cosina piccolina. Mi hanno chiamato come talent, non per... Ok, certo. Però sì, ho studiato 2 anni doppiaggio in sala, sì. Ok. Quello è vero. Mandiamo la canzone e poi continuiamo con le domande. Next. Questa è la tua musica.
Perché schiacci i tasti a caso? Ma perché questo c'è scritto iPod, io schiaccio. Ma tu fammi fare a me, l'ho sempre allora. Fatto io, oggi ti sei improvvisata a schiacciatasti. Fatto vai. Come mio nonno. Buon vai. Bentornati su RDS Next, ragazzi scusate, siamo qua con Violetta Rox per parlare in generale di quello che fa, di chiederle anche, in questo caso ti faccio una domanda. Se dovessi consegnare sì. nel 2022 una serie... Per noi ragazzi, non so, un ragazzo generico, live di TikTok, Twitch, insomma, questi ragazzi che sono qua con noi, una serie e perché? Ne puoi scegliere solo una. Ok, allora io vi consiglio Sex Education, che è una teen comedy con sfumature di drama, ma più che altro è una teen comedy, che è davvero molto molto carina. È una di quelle serie che se quando io ero, avevo l'età vostra, ero più giovane, l'avessi avuta disponibile sarei stata veramente contenta, perché è molto divertente, però al tempo stesso cerca di parlare in maniera molto schietta, esplicita e onesta ai ragazzi di oggi e soprattutto parla anche di sessualità, insomma, di intimità, di relazioni, sì, sì, di sì, relazioni. Sì. Vogliamo sapere carino. Anche chat di Twitch e TikTok, chi di voi l'ha vista, cosa ne pensate? Io ho apprezzato molto di più le storie in generale in cui parlavano, quelle proprio, non la storia principale, la storia d'amore tra i due personaggi, l'ho trovata un po' banale rispetto invece a tutto quello che hanno costruito intorno, che è molto molto più forte. Cioè, come se avessero sbagliato quella cosa lì, capito? La cosa in teoria più semplice. Quello hanno fatto il grande classico proprio, però poi hanno ampliato molto di più, avendo tante possibilità, tante storie, hanno diversificato moltissimo. Quindi tu c'hai il grande classico e poi c'hai tantissimi altri esempi di rappresentazione di possibilità. Quindi anche per quello è bella, perché è molto corale da questo punto di vista. Molto bella, ragazzi, se ve la consiglierei io direi che a questo punto non c'è niente da dire o da fare. Parlaci un po' invece di te, di cosa stai facendo ora, cosa... Esatto, il tuo percorso, cioè sappiamo che hai avuto collaborazioni importanti, no? Anche con grandi aziende dell'intrattenimento, eccetera, e insieme a Shockdom per esempio la pubblicazione di diversi fumetti anche all'estero, raccontaci un pochino sì. come ti sei avvicinata innanzitutto a questo mondo, cioè come hai iniziato e la tua esperienza. Sì, allora io fondamentalmente ho studiato svariate cose che hanno a che fare con il cinema, però il dietro le quinte, quindi vi dicevo prima il doppiaggio, effettivamente anche davanti alle quinte, perché ho fatto tanti anni di recitazione, sono diplomata in recitazione teatrale, però anche montaggio audiovisivo, regia, e anche ho una bella infarinatura di sceneggiatura che poi ho integrato con altre cose, e quindi ho sempre scritto fondamentalmente, e l'idea di raccontare una storia che fosse mia invece di raccontare solo le storie degli altri, nel senso che comunque sul mio canale parlo del cinema, appunto, quindi dei film, delle serie scritte da altri, mi piaceva moltissimo, e quindi ho sperimentato e ho provato finalmente a portare una storia scritta da me. Ho pensato di farlo attraverso il fumetto, perché ovviamente il sogno è sempre quello del cinema magari, però è un po' più complesso. Invece all'epoca c'era una persona che disegnava, io scrivevo, e quindi abbiamo deciso di unire le forze per raccontare una mia storia insieme, e Shockdom si è trovata interessata e quindi ci ha praticamente pubblicato il fumetto, e anzi i fumetti, perché sono due, che però fanno parte della stessa storia, si chiamano Il migliore dei mali, parte prima e parte seconda, e adesso sono stati anche pubblicati a Shockdom Francia e Shockdom Spagna, quindi sia in Francia che in Spagna, e sono in lavorazione con un altro fumetto invece che non c'entra con la saga del migliore dei mali, ma uscirà a novembre invece qui in Italia, anche in Francia, però per ora stiamo rivelando piccole pezzettini, perché bene. Ancora non facciamo troppi spoiler. Esatto, abbiamo un'altra domanda da parte del chat, sì, che te la volevo facciamo... fare anch'io tra l'altro, ma la facciamo vai. Dopo magari noi mandiamo la canzone e ci vediamo tra poco, giusto? Sta. RDS Next. Sì, va bene. Allora, bentornati su RDS Next. Ragazzi, prima di presentare l'ospite, farei un breve recap. Ricordate che le nostre live le potete trovare su Twitch, su TikTok, sulla nostra app di RDS Next, e potete scriverci e scrivere domande a Violetta al nostro numero WhatsApp 333-888-8818. Anche vocali. Bentornati, siamo sempre con Violetta, bentornata. Esatto, content creator nel mondo in generale del cinema, fumetti, videogiochi qualcosina. Videogiochi? Esatto. Sì, sì, qualcosina. Ah, okay. Perché io sono una videogiocatrice, però nel senso sul mio canale non ne parlo. No, ma la domanda frequente. Era proprio giochi? Sì. Ok. Gioco? Il tuo gioco preferito?
Questa è un po' come la domanda: il tuo film preferito? È bruttissima, la tua canzone preferita. E questa è la domanda. E noi la facciamo a tutti, perché tutti la fanno a noi, quindi noi dobbiamo scaricare da qualcuno, esatto. No? Ok. Ma il mio videogioco preferito, non so, i Resident Evil, la saga di Final Fantasy. Quale Final Fantasy? Beh, io sono cresciuta con l'8 ai miei tempi, quindi per me quello è quello iconico, diciamo. Però forse voi con quelli successivi. No, io in realtà ho soltanto un anno meno di te. Però so che sembra più vecchio. No, sembrava più giovane in realtà. Pensavo che ci avesse l'età tua. Che mi sembra che sei giovanissimo. Il mio preferito è il 9. C'hai giocato? Ok, sì, l'ho giocato. Sì, l'ho giocato. Allora, però per me è stato scioccante vedere quella grafica, quei pupazzini completamente diversi. Sì, perché tu eri abituata a... Non hai super deformed, ok? Sì, certo. Sì. Vabbè, io avendo giocato già il 7 erano super deformed. Quindi ero abituato. Beh, oddio, insomma, dai, il 7 era abbastanza simile all'8. No, nel 7 era il super deformed e poi durante la battle vedevi il personaggio intero. Ok, io il 7 non l'ho giocato, quindi forse ho presente solo i personaggi. O magari hai in mente il remake, che ultimamente girano immagini del remake e ti confonde un pochino. Me lo ricordo bene, però forse me li ricordo al di fuori del videogioco perché non l'ho giocato. Okay, adesso sto giocando Horizon, però. Per esempio. Bella. Anche Cyberpunk mi ha fatto impazzire, quello l'ho finito. Pazzesco. Horizon è il primo o il secondo? L'ho giocati tutti e due, il secondo l'ho finito proprio in questi giorni. Bellissimo. Okay, molto, bellissimo. Molto. Torniamo un attimo, perché ti hanno fatto una domanda: come ti sei avvicinata alla tua passione, da dove è nata, insomma, qual è stato il tuo inizio? Sì, io mi sono avvicinata al cinema veramente da molto molto piccola, perché guardavo tanti film, capitava così per un motivo o per l'altro di guardare tante pellicole, e mi hanno tenuto davvero molta compagnia, quindi sono rimasta affascinata e attratta da questo universo in cui potevi raccontare le storie di qualsiasi tipo, declinate in qualsiasi genere, ed esprimerti in milioni di modi differenti. Potevi creare cose che non esistevano nella realtà, anche volendo. E poi vabbè, sono cresciuta un pochino, ho iniziato a studiare recitazione che avevo 15 anni e mi hanno comprato, anzi mio padre comprò tipo una piccola webcam, all'epoca no, una piccola telecamerina. Diciamo, per riprendere i saggi, queste cose qua, erano proprio i primi spettacoli eccetera, e io mi sono appropriata di questo oggetto, e poi ho cominciato a sperimentarci, a farci cose piccoline mie, insomma, da ragazzina. Da lì in poi. Okay. Figo, che figata. Ok, figo. Allora, noi mandiamo la canzone, ma sappi che le ultime domande saranno: film sopravvalutato, il film peggiore del 2022 e il film che ti è piaciuto di più. Quindi preparati. Okay. Quindi preparati. Nel frattempo, mandiamo la canzone. RDS Next. E siamo arrivati. Poi presto, siamo a inizio anno. È vero. No, intendo in quest'anno, fai anche il 2021. Sì, dai, anche il 2020. È per dare dei consigli a chi magari in questo... Io sono un po' bloccata. Facciamo del periodo Covid, dai, così tanto ormai è diventato un... quasi, sembra che ha cancellato gli ultimi due anni, quindi facciamo così. Allora, dici un po', un film sopravvalutato. Secondo te? Un film secondo me sopravvalutato. Film, non serie, voi mi dite. Serie è facilissimo, cioè dai. Serie più sopravvalutata. Ma più sopravvalutata? La Casa di Carta. Serie è facilissimo, dai. No, La Casa di Carta lo sai che mi sono rifiutata di vederla, quindi non saprei dirlo con certezza. Secondo me Squid Game è un pochino sopravvalutata, non mi è dispiaciuta, l'ho guardata volentieri e l'ho anche apprezzata, però credo che sia sopravvalutata rispetto al successo che ha avuto. Okay. Un pochino so che questa è un'opinione impopolare. Ma però. Perché chi non è... Allora, secondo me è sopravvalutata perché riporta delle meccaniche, dimmi se sbaglio, poi magari sono blasfemo, questo è quello che mi sono ritrovato io. Ci sono delle meccaniche di narrazione molto simili agli anime, che chi non è abituato a guardare gli anime ha trovato super rivoluzionario, pazzesco. In realtà, cioè, chi guarda gli anime sono tutte cose abbastanza normali, no? Non ci avevo pensato da questo punto di vista. Potrebbe essere, sì. Devo pensare da questo punto di Prova vista. Prova a riguardarla. È una visione interessante. Squid Game ci sta come risposta. Film sopravvalutato, stiamo dicendo ancora. Se ok, sopravvalutato, indietro, secondo me...
Tic Tic Boom è un po' sopravvalutato. Non so se l'avete visto, sì. Il musical con Andrew Garfield. Sì. Lui bravissimo, lui veramente la cosa più apprezzabile del film, quindi niente da dire su di lui. Però in generale ho trovato proprio la storia e come è stata rappresentata un pochino sopravvalutato, omaggiato più forse di quanto poi racconti la storia in sé. Però okay. Anche questa è un'opinione impopolare, lo so. Vabbè, ci sta, siamo qua apposta. Film da consigliare. Perché così? Da consigliare. Tieniti invece... dagli ultimi 2-3 anni sempre. Va bene, ve ne consiglio uno recentissimo in realtà, perché è anche candidato agli Oscar, a me ha colpito tantissimo ed è uno di quei film che magari ci guardiamo in quattro, quindi ne approfitto per consigliarlo, ed è Il potere del cane di Jane Campion, che è candidato a 12 Oscar. È un film pazzesco, lo trovate su Netflix, quindi lo recuperate anche facile. È impegnativo come film, ma veramente ve lo consiglio. La regia è strepitosa, ma non solo quello, proprio la scrittura anche è notevole, quindi è un film però bello corposo, ma è triste, cioè, perché dal titolo è un dramma, perché dal titolo mi fa paura, io non riesco a guardare quei film, cioè non so se non è un film di paura, tranquillo, si può ripetere bene il Il potere del cane, The Power of the Dog, lo trovate su Netflix. Ma c'è di mezzo un cane o è una metafora? È una metafora. Ah, ok, allora lo guardo. È un film molto stratificato in no, tranquillo, anch'io non guardo film con gli animali perché mi sento male. No, quindi non ti preoccupare. L'hai visto? Non lo voglio vedere. Neanche io. Io quando ho visto, perso 10 anni di vita. Ho visto forse 3 anni fa Dogman. Già lì quando ho letto quella cosa ho detto oh mio Dio, cosa sta. È molto molto pesante come film, ma secondo me è anche molto molto bello. Concordo. Però ragazzi, abbiamo avuto questo ultimo consiglio, guardate, poi guardate il film, andate a seguire Violetta Rox su YouTube, sui social, avrete sempre un commento a caldo su qualsiasi cosa esca. Se vi piacciono le serie TV, i film, cioè non potete non seguirla, quindi mi raccomando. Esatto. Ti ringraziamo per essere stata qua. Grazie a voi. Grazie. Quando ci saranno novità sui film ti richiameremo. Esatto, sappilo, va bene. Sallipo. D'accordo. Buona giornata e grazie mille.